Buongiorno amici di Nova News 24, Antonino Spinalbese ieri sera nella puntata del Grande Fratello VIP ha fatto piangere Oriana Marzoli. Il confronto in diretta è stato veramente molto molto difficile e la spagnola si è messa a piangere, però Alfonso Signorini ha davvero gelato tutti con una battuta pungente. Ora capisco meglio Belen Rodriguez, queste le parole di Signorini, ma vediamo che cosa secondo lui avrebbe voluto dire il conduttore. Alfonso Signorini tira in ballo Belen e quanto accaduto nel corso della nuova diretta di ieri sera al Grande Fratello VIP, quando il conduttore apre l'argomento che ha come oggetto la fine della loro frequentazione nella casa dopo una notte di passione. Oriana è in lacrime e ammette di essere ancora molto presa da Antonino quando lui ha detto che gli mancava sua figlia. Sono andata in confessionale a chiedere delle foto di sua figlia per lui. Antonino ancora mi piace, sto male, se lo voglio ancora, certo che lo voglio. Dal suo canto Antonino non chiude tutto quanto ad Oriana, lascia una piccola porticina aperta ma rivela: qua dentro mi sto accorgendo che ogni volta che mi propongo di fare qualcosa accade sempre altro. Come faccio, mi accorgo di sbagliare, mi accorgo di farla, vorrei tornare indietro. Quando siamo sotto le coperte è più difficile frenarsi, ovviamente. Questa è la risposta di Antonino alla battuta di Alfonso Signorini, che ha detto: tu fai tante cose ma sotto le coperte comunque non ti freni, vai sotto le coperte e poi dici che la storia non può andare avanti. E proprio per questo Antonino ha detto che sotto le coperte per lui è difficile frenarsi. Quando però Antonino sorride di fronte a Oriana, che intanto è scoppiata in lacrime, con quasi un ghigno Antonino di fierezza, così possiamo dire, anche perché è arrivata a Ginevra in studio, Signorini lancia la stoccata finale tirando in ballo proprio la sua celebre ex. Antonino, ora devo dire che capisco un po' meglio Belen. Belen, sei tutti noi, conclude Alfonso. E questo è quello che Alfonso Signorini dice ad Antonino Spinalbese. Amici di Nova News 24, però vogliamo sapere adesso la vostra opinione, il vostro parere, che per noi conta. Diteci cosa ne pensate di Antonino Spinalbese, che ha già cambiato tre probabili fidanzate. Amici di Nova News 24, se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.